Penso che appunto il principio della partecipazione, il principio di una testa a un voto siano elementi fondamentali. Io non sono d'accordo, ma questo può contare per me e per altri, sul fatto che noi, diciamo così, eleggiamo in assemblea i portavoce, perché io penso che sburocratizzare significa anche dotarsi di un coordinamento, e all'interno del coordinamento si assegnano anche una serie di funzioni. Prima è stato detto questo, ma questo, diciamo così, non è di per sé, diciamo, un elemento, un intralcio o un inciampo ad andare avanti sul nostro progetto. Quello che può essere intralcio e inciampo è ritenere che tra di noi appunto aumenta il grado di diffidenza, che questo fa problema, mentre invece a me pare importante che il potere al popolo viene, diciamo così, vista. C'è l'importante intervista che ha fatto Viola sull'Espresso, e naturalmente fa fare un passo avanti a tutti quanti noi, si accorgono di noi. Dobbiamo stare attenti ai giochi che vogliono e possono fare anche su di noi, perché guardate, non fidiamoci mai dei sondaggi, ci fa piacere, cioè è meglio andare avanti, no, nel sondaggio che indietro, però non affidiamoci a questo. Concludo, perché forse non so quanto, ma no, mancano un paio di un minuto. Io ho sentito dalla relazione che ci sono punti di convergenza e ci sono punti sui quali, io direi così, bisogna lavorare ancora, perché noi siamo tenuti a stare insieme, compagni e compagni. Nessuno di noi può pensare che alza, prende sul cappello e se ne va, e nessuno può pensare che stiamo meglio se qualcuno di noi ci sta o non ci sta. Ci sono punti sui quali bisogna lavorare ancora. Torneremo in assemblea, come è del tutto evidente, per gli appuntamenti che abbiamo preso, ma io ringrazio Beniamino perché ha detto: su questi punti siamo d'accordo, su questi altri ci sono differenze, e io penso che appunto dobbiamo lavorare ancora. Non è buonismo, compagni e compagni. Io sento a volte le difficoltà e sento anche l'inasprimento delle relazioni e dei rapporti che qualche volta ci sono. L'ho sentito anche negli interventi qua. Però appunto pensiamo sempre che parliamo magari di un territorio che, diciamo così, non è che dobbiamo cercare capri espiatori. Noi, ripeto, tutte le organizzazioni che hanno dato vita, e ognuno di noi individualmente, ha il dovere appunto di portare avanti questo nostro progetto, perché è di questo che appunto abbiamo bisogno.